Benvenuti ad Interview, l'opinione del personaggio del giorno, focus sul forte disallineamento esistente oggi tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nel settore dei trasporti e della logistica. Alice è da sempre impegnata su questo fronte, promuovendo anche un costante dialogo con istituzioni e politica che guarda alla crescita occupazionale, ad un'adeguata formazione e allo sviluppo delle specifiche competenze richieste dal mercato. In merito, ascoltiamo intervista all'onorevole Andrea Volpi, componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Bisogna intervenire in termini di formazione sulla scuola, bene l'esempio dell'ITS Academy che mirano proprio a favorire la connessione tra mondo del lavoro e formazione e quindi scuola, ma questo probabilmente non basta. C'è bisogno che esempi positivi come quello del bonus patenti sia rinnovato e reso più fruibile direttamente alle aziende, ma anche reso più fruibile ai cittadini che magari hanno perso il lavoro perché c'erano delle norme molto stringenti anche rispetto all'età, e di questo ce ne siamo interessati sia nella Commissione Lavoro sia in termini di emendamento alla Camera dei Deputati. Infine le chiedo, sempre tornando sul mondo del lavoro, l'Italia fatica a stare al passo con altri paesi europei. Secondo lei cosa si può fare? Abbiamo bisogno di una nuova politica industriale, su questo sta lavorando bene il ministro Urso, dobbiamo rafforzare i nostri asset principali, non svenderli e fare in modo che il mare, che è una nostra risorsa importante, sia messo a sistema, così come rinnovare le infrastrutture. Un altro tema molto dibattuto è quello del ponte, io penso che rafforzare le nostre infrastrutture, i nostri porti, i nostri aeroporti possono essere un veicolo essenziale per fare in modo che il tanto decantato Made in Italy che abbiamo solo noi possa arrivare in tutto il mondo e quindi generare lavoro e ricchezza. Queste le parole dell'onorevole Andrea Volpi, componente della Commissione Lavoro della Camera. Appuntamento a lunedì per una nuova interview al personaggio del giorno.